l'attività, come dicevo, come ho detto poc'anzi, parlando delle due pregiudiziali, per quanto riguarda la definizione del consolidato del sistema partecipate del Comune di Napoli. L'attività per quanto riguarda la definizione del bilancio consolidato del sistema pubblico comune di Napoli e proprie partecipate, come dicevo, inizia nel marzo del 2016 con le prime note. È importante la discussione e l'approvazione da parte del Consiglio Comunale nella giornata di oggi, perché da un lato siamo in grado in questo modo di definire un punto di partenza per il lavoro successivo che ci porterà al consolidato che presenteremo entro il prossimo anno, e perché oltre ad offrire una lettura del sistema partecipate del Comune di Napoli ci consente di poter anche sbloccare da domani una serie di stabilizzazioni sulle quali la commissione ministeriale ci ha dato il consenso alla delibera di giunta, e quindi di poter riempire una serie di vuoti e di carenze che la nostra amministrazione ha e ha in alcuni settori in modo particolarmente consistente. Io devo ringraziare oltre a tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato, in particolare il dirigente del servizio partecipate, Gianfranco Dentale, che abbiamo sfruttato giorno e notte, i festivi e prefestivi compresi, una sua preziosa collaboratrice, la dottoressa Tommasino, il nostro ragioniere generale Raffaele Grimaldi, e una serie di collaborazioni che dalle partecipate, lo staff dell'assessorato, punto per punto hanno contribuito a rispettare una data che noi abbiamo considerato e consideriamo importante. Come è stato richiamato col decreto legislativo 118 nell'introdurre le regole relative all'armonizzazione contabile, si stabilisce all'articolo 11 l'obbligo di redazione del bilancio consolidato dell'ente locale con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate. Per questa ragione il primo atto che deve fare ogni amministrazione pubblica è quella di attuare una ricognizione delle entità con cui a diverso titolo ha rapporti o legami, al fine di definire quello che è stato denominato il gruppo amministrazione pubblica, così come descritto negli allegati alle norme citate. Guardate, siamo di fronte, lo dice bene credo la segretaria generale nella sua relazione e nel suo parere sulla delibera, quando parla di uno strumento squisitamente tecnico, e in realtà il consolidato ha una caratteristica fortemente tecnica, ma nello stesso tempo racconta alla città, racconta ai decisori quelle che sono le condizioni e lo stato di salute per l'insieme del sistema pubblico, peraltro elidendo in questa descrizione quelle che sono le partite dare e avere all'interno delle partecipate, perché esse sono ininfluenti rispetto alla rappresentazione dello Stato, passività, attività, patrimonializzazione rispetto al quadro generale in relazione alle altre istituzioni, in relazione al nostro Paese. La definizione del gruppo contenuto nella normativa citata fa riferimento da un lato ad una nazione di controllo di diritto, controllo di fatto, controllo contrattuale, e dall'altro ad una nozione di partecipazione. Nel giugno del 2017, con la delibera 420, noi abbiamo determinato il gruppo dell'amministrazione pubblica del Comune di Napoli, indicando 19 situazioni nelle quali appunto o la nozione di controllo e la nozione di partecipazione attribuivano una presenza a qualunque titolo del Comune di Napoli. Questo elenco dei componenti è stato a sua volta ridenominato come gruppo Comune di Napoli oggetto di consolidamento. La scelta che in questo caso abbiamo misurato è quella di individuare le partecipate delle quali il Comune di Napoli detiene una partecipazione 100-100. Esse sono ABC, azienda speciale, ASIA, Napoli Holding, Napoli Servizi, poi abbiamo in liquidazione
il Consorzio San Giovanni, l'Elpis, Napoli Sociale e le Terme di Agnano. Devo dire, ad una interpretazione rigorosa della norma di legge, noi avremmo potuto limitare il consolidamento alla sola ASIA, quindi bilancio del Comune di Napoli, cosa più ASIA, e avremmo potuto presentare, rispettando rigorosamente le previsioni, in questo modo il consolidato del sistema partecipate. Ci sono comuni, per esempio, che determinano, a fronte di molte più partecipate, quote molto alte per entrare all'interno del bilancio consolidato. Noi abbiamo fatto una scelta opposta, nel senso che abbiamo assunto il dato del consolidamento e quindi della comunicazione e quindi dell'informazione come un punto di principio importante, l'efficientamento conseguente come un risultato assolutamente rilevante. Abbiamo fatto un'operazione che non sempre ha trovato proseliti nel nostro paese, cioè abbiamo diminuito le quote. In questo modo siamo in grado di rappresentare una situazione che riguarda l'insieme delle partecipate. Quindi questo bilancio consolidato trae origine dalla rendiconto di gestione del Comune di Napoli che abbiamo approvato in Consiglio Comunale e dai bilanci di esercizio redatti dalle società ed enti inclusi nell'area di consolidamento. Al momento dell'approvazione, ma darò di questo relazione puntuale successivamente, avevamo alcuni bilanci approvati, di altre situazioni avevamo le norme preconsuntivi, peraltro gli atti per quanto riguarda la definizione dei bilanci. Devo dire, il legislatore, con una norma che ha fatto discutere diciamo gli esperti economici e gli esperti giuridici, ma che devo dire dal mio punto di vista trovo assolutamente convincente, ha autorizzato, ha dato la possibilità di poter comporre i consolidati anche laddove non fossero presenti tutti o alcuni bilanci approvati. In ciò scegliendo, io credo, con lungimiranza di percorrere un obiettivo, iniziare a produrre la rendicontazione sociale dello stato dell'arte del sistema delle partecipate, quindi in ciò assumendo una direzione, diciamo, in progress rispetto al fatto che dal 2016 la stragrande parte dei comuni, a parte una piccola pattuglia che ha iniziato questa attività nel 2014, comincia per la prima volta a dotarsi del bilancio consolidato, la cui utilità è duplice come report direzionale di comunicazione verso l'interno e quindi rende armoniche le attività delle varie aziende, è utile come report istituzionale di comunicazione per i decisori politici, il Consiglio Comunale in primis e verso l'esterno, sia per quanto riguarda la collettività, quindi il comune, i cittadini, le donne e gli uomini del nostro territorio, sia per quanto riguarda i soggetti ai quali chiediamo di intervenire dal punto di vista finanziario, perché di nuovo lo stato di salute è importante. Pertanto il bilancio consolidato fornisce indicazioni complessive in grado di valutare l'economicità dell'aggregato, la capacità dello stesso di creare valore economico sociale e le modalità scelte per la distribuzione del valore stesso. Io credo che questo sia una delle sfide più difficili, nel senso che in realtà l'abbiamo fatta senza avere strumenti adeguati messi a disposizione dal Ministero dell'Economia o dal Ministero degli Interni. Non suoni come una piatta polemica con un qualcheduno, tutt'altro, semplicemente considerato che ogni amministrazione dovrà nelle prossime settimane comunicare ad una banca dati nazionale quali sono i risultati del proprio consolidato, il fatto di non poter disporre di uno strumento unificato per questa operazione rischia di produrre inevitabilmente confusione. E perché l'opera di allineamento fra bilanci diversi, bilancio pubblico e bilancio di natura privatistica, ovviamente
ha costretto ad assumere una serie di decisioni che, diciamo, in una prima fase hanno rappresentato oggettivamente un elemento di forte difficoltà. L'iter procedurale, dirò solo per non allungare oltre misura questa comunicazione, comincia con il 1 marzo del 2016 con le prime comunicazioni, rispetto alla quale poi ne susseguono altre e soprattutto negli ultimi mesi la convocazione di una serie di riunioni in modo tale da poter affrontare in plenaria Comune di Napoli e società partecipate tutti i problemi e le difficoltà che si potevano intravedere nella comunicazione, nell'effettuazione dei dati, eccetera. Noi abbiamo, diciamo così, sul versante del quadro dei bilanci approvati, noi abbiamo, per quanto riguarda Napoli Servizi, il bilancio che è predisposto ai fini dell'approvazione prima della redazione del consolidato, approvato subito dopo. Abbiamo, per quanto riguarda Napoli Sociale, il bilancio approvato in assemblea, Elpis il bilancio approvato in assemblea, il consorzio di gestione e manutenzione del San Giovanni predisposto ai fini dell'approvazione, abbiamo, per quanto riguarda ABC, il preconsuntivo, per quanto riguarda SIA abbiamo il bilancio approvato, per quanto riguarda Napoli Servizi il bilancio approvato. Quindi abbiamo, prima dell'approvazione del consolidato o subito dopo, la grande parte dei bilanci delle nostre partecipate approvate. Per avviarmi a concludere, quali sono alcune delle considerazioni che emergono dalla lettura di questo bilancio e quali sono le tendenze? Innanzitutto, una quantità di aziende partecipate totalitarie del Comune di Napoli che si è ridotta nel tempo. Questo a me pare un fatto importante e rilevante. Vorrei ricordare ad una parte del Consiglio Comunale la riunione del novembre 2012, a una parte, cioè a chi ne faceva parte di quel Consiglio Comunale, la seduta del novembre 2012, nel quale il Comune di Napoli propone al Consiglio e il Consiglio approva sostanzialmente una riscrittura molto consistente del proprio sistema delle partecipate. Secondo, noi abbiamo un dato, la presenza di Napoli Holding, che in questi mesi ha iniziato un processo di efficientamento assolutamente positivo. Quali sono le tendenze che notiamo e termino questa illustrazione? Primo, un effetto positivo della definizione del consolidato rispetto alle nostre partecipate, nel senso che in realtà non abbiamo registrato in nessun punto del nostro sistema resistenze o perplessità nel condurre l'operazione, tant'è che questo ha portato a far sì che subito dopo la discussione di oggi siano già fissate e calendarizzate una serie di appuntamenti per affrontare e risolvere una serie di questioni che possano consentirci di arrivare al bilancio consolidato del prossimo anno in modo ancora più celere e compiuto. Della difficoltà per l'assenza di alcuni programmi ho già detto, e quindi avremo sostanzialmente un percorso di 2 o 3 anni davanti, ma il dato che emerge è che il nostro sistema partecipate è ben patrimonializzato, cioè noi abbiamo una dotazione patrimoniale di gran lunga superiore alla esposizione che ha l'intero sistema delle partecipate. Per questa ragione non solo l'esposizione è completamente coperta, ma se facessimo un gioco fra di noi, se posso usare una riflessione sotto il termine del gioco, e rispondessimo alla domanda: ma se oggi a mezzanotte chiudessimo le luci sul sistema partecipate, gruppo Comune di Napoli, Comune più le sue partecipate, questa chiusura delle luci a che cosa corrisponde? Corrisponde comunque ad un attivo molto consistente, perché la patrimonializzazione complessiva mette in condizioni
di assoluta copertura. Sicuramente però, perché nessuno legga in modo, diciamo così, o leggero o trionfalistico queste mie affermazioni, ma soprattutto nella testa o in mente il tanto da fare in materia, ci consentirà questo considerato di rivedere l'insieme della spesa per vedere punto per punto dove ci sono eventuali sprechi, doppioni, questioni di efficientamento da introdurre, e quindi diventa uno strumento di lavoro molto positivo. Abbiamo un effetto positivo sui ricavi che ci danno ASIA, ABC ed ELPIS. Devo anche dire però che pesa sul bilancio considerato una scelta politica. Le nostre partecipate sono tutte partecipate 100% Comune di Napoli, cioè non hanno al loro interno alcuna partecipazione privata. Questo che cosa significa? Significa che, per esempio, a differenza di un'altra azienda, di tutt'altra regione, situazione, eccetera, non ci troviamo, per esempio, con un rapporto di affitto auto a private agli stessi prezzi del mercato, non ci troviamo capitale privato dentro, cioè siamo di fronte ad una scelta che ovviamente però dal punto di vista economico è una scelta che incide, devo dire, positivamente, perché corrisponde ad una valutazione specifica molto importante sul nostro bilancio. Il rapporto con le partecipate è un rapporto sotto controllo, abbiamo un unico disallineamento con ABC e un impegno con il commissario di ABC a recuperare il lavoro già iniziato, ed era già iniziato nel 2017 se non negli anni precedenti, a concludere nei prossimi 10 giorni la quadratura di tutte le partite fra ABC e il Comune di Napoli e viceversa, e comunque questa quadratura trova già le sue soluzioni all'interno del bilancio consolidato che presentiamo a questo Consiglio Comunale. La definizione compiuta ci consterà quindi di compiere una valutazione puntuale dello stato di salute, definire in modo puntuale le indicazioni del socio unico, favorire un efficientamento e razionalizzazione dei rapporti fra l'infragruppo. Probabilmente, devo dire, sull'attività di oggi avremo la necessità di puntualizzare all'interno di questa discussione un elemento. Ho sentito ripetutamente richiamare il rischio che, rispetto a quanto definito per la Napoli Holding, ci possa essere un effetto concomitante relativo allo stato di salute di alcune partecipate. In particolare mi riferisco ad ANM. Bene, lo dico per sicurezza, tranquillità di ognuno di noi, ho terminato questa illustrazione, che noi abbiamo sancito negli statuti delle partecipate il conferimento delle azioni a Napoli Holding. Non abbiamo dato l'avvio del conferimento, non solo per questo deve corrispondere a precisi requisiti e norme di legge, ma perché è evidente che questa operazione va fatta mettendo in sicurezza l'intero sistema, quindi senza alcun trascinamento di pesanti condizioni strutturali, quelle che sta attraversando ANM, rispetto alle quali noi siamo impegnati fino in fondo H24 a risolvere i temi presentati. Un comune che versa nel 2017 100 milioni di euro per quanto riguarda il proprio trasporto, 83 milioni e spiccioli già accreditati con ritenute mensili ad ANM, il resto sempre mensilizzato verrà trasmesso, verrà assegnato, accreditato per i 3 mesi rimanenti per arrivare alla fine dell'anno. Devo dire, il comune che per il proprio trasporto pubblico locale versa in assoluto la cifra maggiore riscontrabile nel nostro paese. Vi ringrazio.